Alonso, 42esima Coppa Sila, all'arrivo secondo assoluto. È sempre diversa, ma è sempre bello arrivare alla Coppa Sila. Raccontaci le prove e l'arrivo in gara. Vabbè, abbiamo cominciato con la prima manche di prova, abbiamo beccato una bandiera rossa a metà percorso, però comunque ci ha permesso di capire orientativamente le modifiche da fare alla vettura. Le abbiamo fatte per la seconda di prove, effettivamente la macchina è migliorata parecchio e diciamo, eravamo abbastanza ottimisti per oggi. Abbiamo accusato un po' di problemi al motore, adesso dobbiamo cercare di capire cosa sia successo, cosa stia succedendo, però diciamo va bene così. Assolutamente sì, secondo assoluto alla 42esima Coppa Sila. D'obbligo per te anche la domanda: qual è stato il tratto che ti ha emozionato di più? Guardate chi arriva, Giovanni Cassiba, a fare i complimenti. A me. Ma che fa? Giovanni, non ti muovere. Cioè, per questa immagine, per Luca, penso che io ho la pelle d'oca. Allora, Giovanni, intanto complimenti a te per tuo figlio e per te che sei arrivato qua. Ma sono arrivato, ma io passeggiavo, sono stanco. Minchia. Come non sta ancora? No, è tosto. Bene. Ciccio Ferraggio. Allora, onorato veramente assolutamente. Bene, il tratto che ti ha emozionato di più, che ti emoziona di più della Coppa Sila. La gara è tutta bella, però il tratto finale del sotto l'alberato, dopo il veloce, da lì in poi è qualcosa di spettacolare. Bene, io non so che cosa chiederti, si vede che sei felice. Sì, come sempre, torniamo sempre dalle gare con la consapevolezza di poter fare sempre meglio ed è sempre esperienza che si accumula. Perfetto, vuoi ringraziare qualcuno? Assolutamente, la mia famiglia e i miei sponsor e le aziende che ci supportano per tutta la stagione, fanno sacrifici insieme a noi. Bene, grazie Luca. Grazie a voi. Va a ritirare il trofeo e si forma in questo momento il podio di classe, e tra poco quanti i protagonisti della top 10 sono dei grandi piloti, dei grandi campioni, ma con loro è stato l'occasione per salutarti e ringraziarti per la tua impeccabile cronaca.